Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Io sono Elena ed oggi eccomi qua a preparare i vostri pacchettini degli ordini che avete effettuato durante il weekend su Acquariopoli, www.acquariopoli.com. Ho il mio blocchetto, eccolo qua, con tutti gli ordini. Volevo ringraziare veramente di cuore tutti quanti per supportarmi. Eccoci qua nella nostra postazione, abbiamo di tutto, è bella grandina perché ci vuole spazio. Abbiamo scotch, abbiamo caramelle, alla menta, alla mu, di lupo alberto, srotolatore, c'è di tutto di più. Direi che possiamo iniziare, non perdiamoci in chiacchiere. Partiamo con l'ordine di Beatrice. Ovviamente non si vedranno dati di carte, non si vedranno dati di spedizioni, dove abitate, nulla di nulla, state tranquilli. Vediamo cosa mi ha scritto nelle note dell'ordine, che le leggo sempre. Ciao Elena, ho deciso di spostare il mio Betta blu da un 30 litri alto al 17 della Blau. Ottima scelta, ben fatta. Sappiamo che i Betta hanno bisogno di acquari bassi, come puoi vedere dall'ordine. Infatti ha preso il kit da 17 litri della Blau. Volevo chiedere se è possibile se una delle rocce potesse essere un po' più grande rispetto alle altre, tipo quella del tuo allestimento o quello del video parlato. Anche il legno avrà intuito sempre nello stesso acquario. Grazie comunque, mi fido. Fai tu PS dove trovi la pista Stratiotis e la Salvinia cucullata? Grazie ancora. Allora, la pista Stratiotis, sapete che non so se adesso è disponibile sulla Mangrovia. Comunque magari date un'occhiata anche sul sito della Mangrovia. Giù nell'info box vi metto anche un codice sconto comunque per avere un omaggio, quindi date un'occhiata se siete curiosi. La salvinia cucullata è veramente difficilissima da trovare, siete in tantissimi che me lo chiedete, è difficile, lo ammetto. Iniziamo però a preparare l'ordine. Kit da 17 litri che comprende l'acquario da 17 litri, guardate com'è bello, molto basso, si sviluppa in lunghezza, è 45x24x16, ma ormai lo sapete perché ho registrato talmente tanti video su questo acquario che non potete non saperlo. E assieme a questo acquario c'è il filtro a cascata FM60 e la luce regolabile Pico Lumina 9. Questo acquario è regolabile sia nella colorazione di LED sia in intensità, veramente bellissimo, mi piace tantissimo. Poi ha preso i canolicchi Siporax Mini, questi qua di sera, probabilmente da mettere nella parte dietro del filtro. Sono molto comodi, sono fatti così, sono molto piccoli e vabbè, sono veramente ottimi. Ho registrato un video anche su questi. Poi ha preso un riscaldatore da 50 watt di Zolux. Non so se ti serve per questo acquario qui o per un altro, comunque per l'acquario questo qua da 17 litri io vi consiglio il riscaldatore da 25 watt. Un termometro con ventosa, questo qua è quello di Amtra. Postiamoci nella parte in basso dove ci sono i legni, andiamo a vedere quelli da 9,90 che quelli che ha scelto lei. Adesso cerchiamo uno basso che potrebbe andare bene per questo acquario qui. Allora, vediamo. Questo qua sembra molto carino, eh? Molto basso, però bello grandino. Secondo me mettiamolo nel forse. Vediamo che altri legni troviamo. Questo qua è un po' bassino, ci potrebbe stare anche questo, però ha questo ramo che va un po' verso l'alto, quindi diciamo di no, questo no, troppo grande. Altrimenti c'è anche questo, molto carino. Optiamo per quell'altro. Ed ecco qua i due chili di Dragonstone che ti ho preparato. Ovviamente ci sono queste due che sono un po' più grandine, questa è la più grande di tutte, e altre di misure un po' miste, queste più piccoline, queste ancora più piccoline. Calcolate che per questo acquario qui, se andate ad inserire anche un legno, un chilo di rocce dovrebbe bastare, però alla fine vengono 5,90 € al chilo, quindi non tantissimo. Se siete poi decisi su che rocce, quello, quello, potete prendere anche 2 kg, poi decidete quali inserire, quali no, se volete farlo con più rocce, magari legni più piccoli, o potete sbizzarrirvi. Comunque, per farvi un'idea, questa è la mia mano qui, questi sono 2 kg di Dragonstone. Vado subito ad imballare il tutto alla perfezione e ci vediamo dopo. Eccolo qua, tutto super mega imballato, pronto per essere chiuso. Pronto, 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 pronto a partire. Ecco l'ordine di Francesco che ha preso il sistema Easy Fill per fare i cambi d'acqua, veramente comodissimo. Manda l'acqua dalla tanica all'acquario direttamente con un tastino, non dobbiamo fare sforzi, veramente super comodo. Trovate il video dedicato, ma sapete che lo utilizzo sempre, mi piace tantissimo. Acqua Ex, questo qua è veramente comodo, soprattutto se avete caridine in acquario, piccoli pesci eccetera, avete paura di aspirarli. C'è praticamente questa retina, riuscite a sifonare bene il fondo senza problemi per acquari comunque piccolini. Vedete, strutturato così, arriva anche bene negli angoli, comodo. Dopodiché una bombola da 600 grammi di Ascol, insomma, perché un impianto CO2, mi raccomando, non aspettate di finire la bombola che avete già, ma tenetele sempre una di scorta così potete fare il cambio immediato. Dopodiché microgranuli di SHG, vabbè, mangimi SHG, sono veramente il top. Questo qua è a base animale. E dopodiché l'impianto osmosi di Aquili, questo qua è veramente
una bomba perché ha un tasso di scarto dell'acqua veramente bassissimo. Dovrò, io ho già registrato il video dove ve ne parlo, devo editarlo bene, eccetera, e poi ve lo faccio uscire perché questo impianto qui, bello. Vado subito a prepararti il tutto. Che questo è pronto a partire, adesso riempi gli spazi vuoti, metto tanto più imballaggio e siamo pronti. L'ordine di Andrea che ha preso la valigetta CombiSet Plus Ferro, questa qui, come vedete all'interno ci sono due postazioni libere, quindi questi qua sono i valori che trovate all'interno e se volete aggiungercene qualcuno, vedete JBL fa proprio i refill dei test, così basta prendere il refill e trovate diversi valori come nitriti, nitrati, PO4K, ferro GHK. In questa qui io vi consiglierei di aggiungere il GH, che qua non c'è, comunque un valore abbastanza importante, anzi importante, togliamolo abbastanza. Io ci aggiungerei il GH sicuro. Questa valigetta super, poi adesso l'ha presa anche scontata, anche il raschietto, e questo è il raschietto veramente ottimo, tira via qualunque tipo di alga. Trovate il video su come pulire i vetri del vostro acquario. Questo è quello da pressione da 15 cm, c'è anche quello da 31 cm e poi questo magnetino per pulire i vetri senza inserire le mani in acquario. Questo qua è adatto per gli acquari piccolini. Guardate quanto è carino. Procediamo con l'ordine di Arianna che appunto ha preso il raschietto, quello grande, eccolo qua, quello da 31 cm, 1 kg di Dragonstone e una noce di cocco. Eccola qua. Comunque mi raccomando, quando comprate Dragonstone, magari specificate nel lotto dell'ordine se volete pezzi più piccoli, un pezzo unico, eccetera, eccetera, che così magari vi accontento di più. Andiamo a vedere cosa ha preso Francesco, ovvero due sacchetti da 5 kg di ghiaino nero Ebano di Zolux, ghiaino inerte. Ho registrato un video anche su questo se siete curiosi. E un legno Spider King SM. Eccolo qua, questo è quello che ho scelto per lui. Molto bello, sia per ricreare magari un alberello messo così, sia per giù. Molto carino, mi piace. Ecco l'ordine di Ludwig, spero si pronunci così, che ha preso l'impianto CO2 Zen System di Acupet. Trovi il video anche su come montarlo, cosa c'è all'interno, sul mio canale YouTube. Dopodiché l'elettrovalvola, questa qui è comodissima per spegnere l'impianto di CO2 durante la notte, che ovviamente non serve. Dopodiché un antialghe di Aquili, eccoci qua. E dopodiché del carbone attivo di Antra, anzi iperattivo. L'ultimo bigliettino e devo stamparne assolutamente degli altri. Fatti, pronti. Pietro ha preso il riscaldatore da 25 watt di Zolux, eccolo qui, e il raschietto da 15 cm. Comunque vi ricordo che quando si consumano le lame, che anche se vi durano tantissimo comunque, ci sono i ricambi, quindi non dovete ricomprare tutto quanto, ma ovviamente spendete molto meno e prendete solo la lama. La trovate anche su Acquariopoli. Ecco l'ordine di Marco che ha preso un raschietto da 15 cm. Bravo Marco! L'ordine di Giuseppe che ha preso questo qua, che è un tubo flessibile in inox per la pulizia di parti di acquario, solitamente i tubi dei filtri esterni. Veramente comodo, 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 anche perché si accumula veramente tanta sporcizia nei tubi. Dopodiché, Proclean Aqua X che abbiamo già visto prima e lana di perlo, quindi per la pulizia dei vetri o come materiale filtrante da inserire nel filtro. Questo è un bel pacco da 250 grammi, questa è la mia mano, quindi ti durerà per un po'. Ecco un altro ordine, questo di un altro Giuseppe, e ha preso 5 kg di sabbia, guardate che bella, questa qua è quella ambra di Antra, ambra di Antra, e ovviamente ho messo dello scotch qua perché Antra fa dei buchini e altrimenti ve li ritrovate tutti in giro per la scatola. Quindi do una strisciata di scotch di qua e una strisciata di scotch di là. Poi ho preso Easy Fill e 1 kg di rocce. Non ha specificato, quindi gliene ho messe due così. Spero ti piacciono. Ecco qua l'ordine di un altro Giuseppe, giuro che non scherzo, un altro Giuseppe, e ha preso la luce Mini Lumina 40. Nel mio video dell'allestimento del 38 litri ho utilizzato la Mini Lumina 30, mi ci sto trovando veramente benissimo, è una luce fantastica, potete coltivare sia piante rosse che qualsiasi tipo di pianta ed è regolabile in intensità e scelta di, no, non ho scritto niente, e comunque come scelta di LED, quindi mettere più rossi, più bianchi, ma è veramente
comodissima, bellissima, mi sta piacendo veramente tanto. Ecco l'ordine di Giuseppe, no scherzo, questa volta è Andrea, e Giuseppe dovrebbero essere finiti per questa volta. E ha preso Chironomus liofilizzato, Artemia liofilizzata e il mangime Gold Pearls di GBL. Veramente comodissimo perché basta metterlo ovviamente al contrario, premere così e viene fuori il mangime. Veramente comodo. Mi raccomando, reidrata per bene i mangimi liofilizzati prima di somministrarlo. Ho registrato un video anche al riguardo. Vediamo che cosa ha comprato Manuel. Allora, intanto ha preso un sacco di mangimi SHG, ovvero Cori Tabs, Artemia in fiocchi, questo nella versione da 40 grammi più grande. Dopodiché, quelli liofilizzati, quindi Tubifex, Artemia e Chironomus, Cichlids Small e Premium Eye Red, che è già arricchito con aglio e axasantina, e l'aglio, ovviamente potrei utilizzarlo sia direttamente in acqua, sia mischiato con tutti questi mangimi, l'aglio è veramente un toccasana. Dopodiché, fertilizzanti Flora X e Flora Y, sapete che adoro la combo di questi due fertilizzanti, ho registrato anche un video su come utilizzarli e tanto altro, e tre confezioni di Flourish Tabs, quindi le tabs per integrare di nutrienti il fondo, quindi le piante assorbiranno tramite le loro radici tutti questi nutrienti e cresceranno sane e forti. Anche su questo ho registrato un video. Quindi nulla, vado subito a prepararti il tutto. Tra l'altro mi hai scritto nelle note: ciao Elena, complimenti per i video, sono utilissimi e per acquariofili, grazie mille, molto organizzata e con tutto l'essenziale. Approfitto per chiederti se sai qualche sito affidabile che venderà mirezzi, perché vorrei mettere una coppia nel mio acquario da 180 litri che vorrei allestire. Allora, Oceano Blu è molto affidabile, tra l'altro ho un codice sconto che è promo-acquariopoli, che non vi dà uno sconto immediato, però vi fa un accredito pari all'8% della spesa che effettui, mi pare, poi vi scrivo tutto comunque qua nel video, e anche giù nell'info box se volete guardare, e la volta dopo che fate l'ordine, insomma, avete questo accredito. È arrivato il momento dell'ordine di Renzo, che ha preso un bel po' di mangimi, andiamoli a vedere assieme. Plankton Pur, che è plankton artico fresco, questo qui è veramente ottimo, ho fatto anche il video su come utilizzarlo, che cos'è e altro. Dopodiché, altro video che ho registrato ovviamente su questi cibi in scatoletta, che ci sono i Cyclops, i Bloodworms e le Artemie. Lui ha preso due di Cyclops, hanno una scadenza veramente, cioè 25 marzo 2031, questi qua, se volete fare anche un po' di scorta eccetera, vi durano una marea di tempo. Aglio, sali per reintegrare la cosmotica, KK Plus e GK Plus, che vanno bene sia per integrare la cosmotica, ma anche se avete per caso un KK basso o altro, invece di fare cambi d'acqua con l'acqua di rubinetto eccetera, che contiene anche altre sostanze, potete andare ad utilizzare soltanto questo. Dopodiché tre mangimi, spirulina microgranuli e della linea premium Eye Green e Eye Red. E per finire questo qui, che è un retino di 10 cm di Oase. Ecco l'ordine di Davide, che ha preso la Picolumina 9, ecco qui, il filtro a cascata FM60, attivatore batterico in pillole, eccolo qui, Reactive di SHG, e 2 kg di rocce. Ho messo questi due. Eccoci con l'ordine di Marco, che ha preso 5 sacchi da 5 kg, ovviamente li ho già tutti scocciati per bene, così non si perde la sabbia. Multivitaminico Advitol di GBL, questo qua ottimo anche in combo con l'aglio da mescolare ai vari mangimi. Plankton Pur, 2 Coritaps, 2 Plecotaps, questo qua base animale, questo qua base vegetale. Artemia liofilizzata e Reactive attivatore batterico. Possiamo passare all'ordine di Roberta, andiamolo a vedere più nel dettaglio. Ha preso un chilo di Dragonstone, ecco, gliel'ho messa di diversa misura, poi il termometro di Amtra, questo acquario qui da 38 litri, che ce l'ho anche a casa allestito, è bellissimo, ha misure 45x28x30, ha gli angoli frontali arrotondati, guardate che bello. Fatto così, dentro ovviamente anche il coperchio in vetro, il tappetino, i supporti, bello bello. E nel kit c'è anche il filtro a cascata FM120 e la Picolumina 9. Poi ha preso il riscaldatore da 50 watt di Zolux, due legni XS Spider King di Amtra, il fondo fertile Aqua Basis Plus da 5 litri, anche su questo ho registrato un video, e ho registrato il video anche sulla Zanzibar Dark di GBL, una sabbia veramente molto bella, molto naturale, bellissimo. Quindi nulla,
vado subito a preparare il tutto e aspetto la foto, ovviamente, dell'acquario allestito perché sono curiosa. Bene, eccoci qua, ho completato tutti gli ordini del weekend. Spero vi abbia fatto piacere vedere questo video qui e soprattutto spero vi abbia fatto piacere vedere la preparazione del vostro pacchettino. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sui miei social, sul mio Instagram dedicato agli acquari, acquario_stardust, sulla mia pagina Facebook, sul mio canale Telegram e, perché no, anche su TikTok. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!